Annalisa Alfano, a te il compito di riorganizzare Italia del Meridione Scalea. Sì, è assolutamente un bel compito, è un onore e sento il peso di questa responsabilità, soprattutto perché si tratta di Scalea, è la città dove sono cresciuta, dove ho trascorso i miei anni più belli, e anche se da qualche anno per motivi familiari ho dovuto trasferirmi altrove, però sempre nelle vicinanze, ho mantenuto comunque un legame forte con Scalea, che ha una situazione politica particolare. È inutile rimangare il passato, che dobbiamo necessariamente lasciarci alle spalle per dare spazio ad una nuova stagione sociale e politica, e penso che ci siano le condizioni per farlo. In questo momento su che cosa punterai? Hai già qualcuno con cui riorganizzare il partito? Allora, ci sono già dei dialoghi in corso, perché comunque già da tempo sto lavorando per questa cosa, ecco. Per far sì che comunque su Scalea si possa parlare di politica in maniera diversa, in una maniera più pulita, più seria, coinvolgendo più persone possibili, perché c'è bisogno di una politica partecipata, lontana dai soliti individualismi e personalismi, e cercando comunque di coinvolgere giovani risorse. Io mi ritengo, nonostante comunque i miei quasi 37 anni, una giovane, perché non mi sono mai avvicinata troppo alla politica, perché avevo una concezione forse sbagliata, forse mi lasciavo troppo condizionare dai soliti luoghi comuni, sai com'è, le solite chiacchiere, i soliti noti che pensano solo ai propri interessi, e purtroppo ci sono molte persone che la pensano così. Invece con Italia del Meridione sto capendo e sto avendo modo di verificare che esiste una politica diversa possibile, dove c'è partecipazione, dove c'è entusiasmo, passione, e questo è fondamentale, perché non è vero che in politica non ci sia bisogno di cuore, quello è fondamentale. E soprattutto c'è bisogno di contatto diretto con il territorio. Riuscirai anche ad attivare di più magari i tuoi coetanei? Lo spero tanto, e sto lavorando in questo senso, e ti dico che il vento sta cambiando, c'è voglia di partecipare, perché penso che ora ci sia la consapevolezza che le cose si possono cambiare, ma agendo, cioè non solo a parole, ma partecipando. Questo è un messaggio importante che voglio lanciare non solo alla mia generazione, ma anche a quelle più giovani. Purtroppo questo è un errore che in molti hanno fatto, di non avvicinarsi troppo alla politica, ma perché non è stato concesso, perché c'è stata la solita mentalità di far camminare sempre le solite persone e di non dare spazio ai giovani. O meglio, i giovani finora forse sono stati solo utilizzati per cercare consensi, ma poi non gli è stato dato spazio, ecco, modo di agire autonomamente. Io penso che i giovani possano dare davvero tanto, ed è arrivato il momento di farglielo fare. Le elezioni comunali a Scalea sono dietro l'angolo, avete già scelto i vostri alleati? Allora, ti dico subito, come ti ho già detto prima, ci sono dialoghi, ci sono dei dialoghi importanti. Io penso che ci siano delle basi per dare a Scalea finalmente una buona amministrazione, una buona classe dirigente motivata e degna di ricoprire questo ruolo. Perché ne è arrivato il momento, quindi ci sono dei buoni dialoghi, sono molto ottimista e spero che si possano concretizzare in cose importanti, ecco. Quando inizierà la campagna di tesseramento? Allora, la campagna tesseramento di DM è già iniziata, è in corso, io sto lavorando in tal senso, e quindi invito chi magari ha interesse, sia curioso, ecco, di capire di cosa si tratta realmente Italia del Meridione, di contattarci assolutamente, perché Italia del Meridione è una bella realtà, è una realtà sempre più concreta, che mira e che ha a cuore la valorizzazione dei territori, perché è dai territori che bisogna ricominciare. Si parla spesso di rottamazione della vecchia politica, ecco, noi non siamo rottamatori, ma siamo costruttori, ed è dalle idee che si parte, dalle idee semplici. Guarda, io ti dico una cosa, forse l'interesse per la politica l'ho sempre avuto, ma ciò che mi ha spinto ad agire finalmente è stato sicuramente essere genitore, diventare genitore, perché ti dà una responsabilità impressionante che non neanche ti immagini. Il mondo si può cambiare a piccoli passi. Mia figlia una volta mi ha detto, ha solo 6 anni, noi veniamo spesso a Scalea, siamo sempre qui. Quando veniamo a Scalea mi dice, mamma, qui sembra sempre estate. E la cosa bella è che me l'ha detto durante la stagione invernale. Quindi secondo me ci vogliono idee semplici come quelle di un bambino, l'impegno, ci vuole tanto impegno e costanza. Si possono raggiungere dei buoni risultati e noi ci impegneremo per farlo.